Oltre 300 cantori provenienti da tutta l'Umbria si sono dati appuntamento alla Domus Pacis di Santa Maria degli Angeli ad Assisi per il secondo Choral Day organizzato dall'ARCUM, l'Associazione Regionale Cori dell'Umbria. Abbiamo avuto l'idea di organizzare questa manifestazione per avere almeno durante l'anno un incontro nel quale tutti i cori iscritti all'associazione si ritrovassero insieme. A rispondere all'appello sono stati 24 gruppi corali umbri. Durante la giornata i cantanti hanno avuto modo di socializzare e di formarsi, esercitandosi e sperimentandosi in 6 diversi atelier. Stare insieme cantando per noi è la cosa più spontanea e più naturale, e lo facciamo anche con l'intervento di prestigiosi direttori a livello sia nazionale che internazionale che hanno guidato i gruppi di lavoro durante questa giornata. Silvana Noschese ha così diretto il coro delle Voci Bianche, Antonio Pantaneschi musica dal mondo, Fabio Ciofini musica barocca, Maurizio Verdi il gregoriano, Walter Marzilli musica rinascimentale e il compositore Lorenzo Donati un primo progetto di coro regionale umbro a cui hanno partecipato circa 40 coristi. Un'esperienza molto bella, anche perché quando si crea un coro regionale si crea una realtà che vuole unire le persone che fanno parte di cori diversi e che vogliono comunque, non su un repertorio specifico, ma proprio vogliono formare una realtà corale nuova che vuole rappresentare tutta la regione, per cui c'era tanta energia, tanta voglia di fare. Le persone sono arrivate con la voglia di ascoltarsi e la voglia di fondere le loro voci, cosa che raramente in un giorno si riesce a fare. Invece penso che siamo riusciti a fare un buon lavoro proprio perché c'era la volontà di tutti di stare insieme, di coinvolgersi nella ricerca di un suono in comune. Accanto a questo ambizioso progetto, l'altra novità è stata l'introduzione di un coro di Voci Bianche. Abbiamo aperto la manifestazione anche ai cori di Voci Bianche perché riteniamo che siano il vivaio naturale attraverso il quale poter continuare nel tempo la tradizione corale. Al termine delle sessioni di lavoro, tutti i partecipanti si sono esibiti al pubblico in concerto. Speriamo che con questa ed altre iniziative, soprattutto l'istituzione, siano attenti a questo tipo di manifestazioni che riguardano, noi in Umbria abbiamo circa 1000 coristi iscritti alla nostra associazione, quindi una realtà molto importante.